Ciao ragazzi, buongiorno a tutti e benvenuti sul mio canale Cantare in Libertà. Siamo oggi qui con Gianfranco Pinto. Buongiorno a tutti ragazzi. Che è un bravo musicista, adesso vi dico subito di cosa si occupa. E oggi parleremo di come fare per registrare in casa una canzone, quindi cosa ci vuole, che apparecchiature ci vogliono, quali programmi. E siccome Gianfranco è un esperto in questo campo, chiederemo a lui dopo la sigla. Canta, 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 cantare in libertà. Bene ragazzi, eccoci qui in questo nuovo video. Io prima di andare avanti chiedo sempre di iscrivervi, se ancora non l'avete fatto, a questo canale e di attivare la campanella per ricevere le notifiche delle puntate nuove che escono. Allora Gianfranco, diamo un po' di consigli a questi ragazzi perché mi chiedono come fare per registrare in casa, soprattutto in questo periodo che in casa ci si sta parecchio. Allora Mario, diciamo che ci sono tantissimi modi per registrare in casa. Io ho la fortuna di averli provati un po' tutti e ne ho selezionati tre, okay, che sono i più comodi e anche i più economici, perché okay, poi in base naturalmente al budget si sceglie il prodotto migliore da utilizzare in casa. Il più professionale, che ormai quasi tutti usano, quasi tutti i musicisti, è quello della scheda audio con il microfono e le cuffie, almeno. E questo è il kit base, però professionale, da utilizzare in casa. Sì. Ognuno può scegliere poi la scheda audio che vuole, il microfono che vuole, però ci sono anche kit completi già composti, diciamo. Perfetto, sì. Poi c'è la possibilità di avere il microfono USB, quindi un microfono più semplice rispetto a quelli che usiamo con le schede audio. La seconda opzione è soltanto un microfono sì, USB. La seconda opzione è un microfono soltanto, semplice, USB, sì, che si collega al computer, facile da installare, lo si collega facilmente e lo si utilizza sia per le lezioni online, ad esempio, e sia per registrare. Perfetto. E poi c'è la possibilità standard, diciamo il vecchio metodo, quello dei registratori portatili, che quindi si registra senza uso del computer, salvandolo sulla micro USB e poi lo puoi gestire l'audio registrato in maniera comunque professionale dove vuoi. Ok. Quindi, volendo diciamo utilizzare il primo metodo, che è quello che mi sembra, anche se è poco più costoso, però mi sembra quello un po' più affidabile, più efficace, perché uno, almeno per come la penso io, fa una spesa una volta di qualche centinaio di euro, si tratta, sì, no? Sì, di in più. Realtà sì, diciamo la media è sulle 200 euro. 200 euro. Quelle più usate. Più. Esatto, e quindi poi a casa si costruisce un piccolo mondo personale dove registrare, come ho fatto anche io, e Gianfranco mi ha dato i suoi buoni consigli, quindi magari diciamo che scheda audio ci vuole, quali sono i programmi da utilizzare. Allora, diciamo che io parto sempre da una premessa, bisogna sapere usare il computer, certo, perché giustamente si registra sul computer, quindi sì, è la cosa principale. Una che volta può essere o PC o Mac, vero? O Windows o Mac, sì, okay, i sistemi okay operativi sono, sì, diciamo, indifferenti, perché le schede audio, in base a quale si acquista, sì, hanno un software incluso. Ad esempio Focusrite, che è uno dei marchi che vendo di più, sì, dà integrato Ableton Live oppure Pro Tools, però okay, versioni gratuite, come ti ho detto, quindi sì, semplificate. Bene. Nel kit della scheda audio naturalmente c'è anche il microfono e le cuffie, quindi sì, un microfono a condensatore che può essere utilizzato sia per chi canta e quindi registra la voce, sia sì, che per chi suona uno strumento, quindi comunque è versatile. Sì. Una volta installato il software sul computer dal sì, sito, si installa la scheda audio scaricando, diciamo, tutti, seguendo le istruzioni, alla sì, fine sì, è molto semplice, e quindi con un Windows scegliete il programma giusto e avete tutto pronto per poter registrare. Benissimo. Una volta si può registrare una traccia, si possono registrare più tracce, naturalmente bisogna soltanto imparare ad usare il programma, che alla fine per un musicista non è complicato, ha le funzioni standard e semplici. Okay. Che poi tra l'altro ci sono su YouTube tanti siti dove ci sono anche tutorial, quindi se io installo Ableton ad esempio, cerco un tutorial come registrare con Ableton, sì, mi infatti esce sicuramente, anche se io già so che tu hai intenzione di fare qualche cosa sì, del diciamo genere. Diciamo che ho in mente di fare qualche piccolo tutorial su come utilizzare soprattutto i programmi per Windows. Ok. Perché okay, per Mac invece
diciamo, le schede audio hanno sempre la possibilità di scaricare il software, però la fortuna del Mac è avere già un programma integrato, cosa che Windows non ha. Ad esempio, tutti i Mac hanno GarageBand, che è sinceramente un programma comodissimo, semplice, con anche una grafica molto facile da utilizzare perché ha le immagini ed è completo. Quindi già il GarageBand è uno di quei programmi che È molto utilizzato, infatti. Tutto. Sì, è vero. Io ho il Mac, quindi uso quei programmi. Però tutte le persone che mi stanno chiedendo consigli lo fanno per il Windows, che non ha programmi integrati, quindi è un po' più scomodo da utilizzare. Sì. Diciamo, bisogna saperlo utilizzare un po' di più. E quindi per questo ci farai un bel tutorial. A breve, dai. Perché anche tu hai un piccolo canale nato da poco, che però già va abbastanza bene, che si chiama Real Music. Che poi è un negozio che noi conosciamo bene, salutiamo Francesco e non diciamo che è suo padre. Siamo proprio in mano a persone che vivono proprio di musica e fanno questo nella vita. Quindi, bene, quindi diciamo scheda audio, poi ci sono diverse schede audio che si possono utilizzare, che hanno all'interno diversi programmi. Sì, ogni marca dà il suo programma integrato. E per quanto riguarda i collegamenti, tipo la scheda audio, come si collega ad un PC? Allora, diciamo che è semplicissimo. La scheda audio ha un unico cavo, che è il cavo USB. Sì. Quindi, naturalmente, bisogna collegarlo all'uscita USB che trasmette la corrente. Di solito sui Windows c'è la SS oppure la freccettina disegnata. Sì. Quindi l'uscita che fa passare più corrente per alimentare la scheda audio, in sostanza. Sì. Una volta attaccato con l'USB, la maggior parte delle schede audio su Windows hanno bisogno di un driver che le faccia funzionare. Quindi bisogna scaricare dal sito ufficiale della scheda audio il driver di installazione. Okay. Una volta fatto quello e scaricato il programma, funziona tutto. Poi c'è il microfono che viene collegato con il cavo XLR direttamente nella scheda audio. Diciamo che la scheda audio standard, quella base, ha un attacco XLR dove attacchi il microfono, e uno jack dove puoi attaccare un altro strumento, quindi anche contemporaneamente potresti registrare chitarra e voce, ad esempio, o pianoforte e voce tastiere, quindi hai, diciamo, delle possibilità in più. Sì. E naturalmente i microfoni più utilizzati, che sono anche quelli dei kit che sono già inclusi, sono quelli a condensatore, che hanno bisogno della Phantom. Quelli, diciamo, che solitamente vediamo appesi. Sì, appesi a testa in giù. Ok, hanno bisogno della Phantom Power, che è che una la scheda audio ce l'ha. Ah, ok, è già integrata. Sì, è come un bottone che dà più potenza, praticamente. Dà, diciamo, della corrente al microfono per attivare la capsula, in sostanza. Ok, che altrimenti non funzionerebbe, non il micro funzionerebbe senza Phantom Power. Quindi qualche cosa l'abbiamo imparata nel corso di questi. Io ho 20 anni, canto già da. Sei più giovane di me. Sì, dai. Sì, sono giovane. Senti, un'ultima domanda: ci vuole anche un mixer oppure delle altoparlanti? No, in realtà, diciamo che la scheda audio, così nel kit, è già pronta per essere utilizzata, ha già tutto quello che serve. Al massimo si potrebbero aggiungere delle casse se, invece di ascoltarsi in cuffia, si vuole ascoltare il risultato finale, semmai con una qualità diversa, con delle casse, se si hanno già delle casse in casa, ad esempio. Okay. La scheda audio ha la possibilità di uscire con l'uscita LR ed entrare in due casse standard. Okay. Direttamente dalla scheda audio. Sì, direttamente dalla scheda audio. Però, diciamo, noi soltanto con la cuffia, il nostro computerino, la scheda audio, con il microfono, siamo a posto già così. E io ve lo consiglio perché poi il risultato è davvero molto, molto buono. Quindi la scheda audio serve per registrare e serve anche per altre funzioni. Sì, allora, diciamo che una volta collegata al computer la puoi usare per tutto quello che fai col PC, quindi chi fa lezioni online di canto, ad esempio, con la scheda audio ha sicuramente una ripresa migliore del suono, quindi può fare lezioni in diretta, quindi senza problemi, con il microfono, con puoi una fare qualità. Dirette magari. Puoi fare dirette Facebook, chi usa Twitch usa spesso il computer, per esempio, ma anche chi fa le dirette su YouTube, diciamo, ci sono tante, tante funzioni. Una volta collegato al computer hai mille possibilità. E quindi puoi sfruttarla in tutte, insomma, a 360 gradi. Va bene, allora, io ti ringrazio. Grazie. Se avete delle domande, ovviamente fatele nei commenti e io vi risponderò così. Chiedete a Gianfranco.